Visto? Va bene. Sì, siamo da Roma. Da casa. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti da Roma, in diretta da piazza San Lorenzo in Lucina, numero 6. Sì. Siamo vicino via del Corso. Siamo in pieno centro di Roma con la diretta. Dopo il Papa, stamattina. Dopo Papa Francesco. Dopo Papa Francesco abbiamo un altro Francesco. Grazie, ti ringrazio di questo onore. Francesco di questo incontro qui in diretta da Radio Torre Ribera a Roma, perché in ogni paese trovi un liberese, quindi la cosa si fa indubbiamente piacere. È un buon caffè qua in Via del Corso. Come mai tu a Roma intanto? Ma io ormai da tanto per lavoro e per studio pure, insomma, sto facendo l'Accademia Teatrale e poi quello che acquisisco qui lo porto giù da noi, libera nel cuore. Per continuare a ridere. A ridere che te passa. A ridere che te passa. Infatti. Oggi è una bella giornata a Roma, stamattina una bella giornata di sole, in questi giorni c'era un po' di brutto tempo e quindi quando guardavamo, speriamo che questi due giorni non sia bagnata. E per noi invece è stata molto fortunata, perché e complimenti sempre a te per quello che fai, per portare avanti sempre il nome di Ribera, addirittura sì, dal Papa oggi. Figurati. Questa sorpresa speciale, questa torre realizzata da Alberto Ciavola che abbiamo donato al Santo Padre, e abbiamo avuto la fortuna oggi, io ci ero andato già una volta lì nella Sala Clementina. Oggi l'organizzazione era perfetta perché hanno fatto salutare tutti i banchi uno per uno, quindi c'è stata davvero la possibilità di toccare il Santo Padre con le dovute precauzioni. Precauzioni. Perché eravamo un po' in tante. Tu dici tocco un tocco. E lui non si è sottratto a questo. Poi quando gli ho dato la torre, simbolo di Ribera, è nel gonfalone del comune, poi anche il simbolo della radio, ha detto bello, una bella cosa, e poi il segretario l'ha portata con tutte le altre donazioni che sono arrivate nel corso della giornata, perché ogni radio portava un dono al Santo Padre, quindi questa è una cosa bella, tutta Italia è riunita lì nella Sala Clementina per queste 300 radio. Complimenti anche a Alberto per quello che fa, per l'arte che ci mette, giusto? Con molta passione, tra l'altro. Questa torre sta diventando davvero molto importante. E allora? Quindi aggiustatela, illuminatela e tutto il resto, fate pure il percorso, così almeno la torre di Poggiodiana, sì, se insieme a Dio lo Papa la vista ben aprire di presenza, almeno trova qualche cosa, almeno qualche cosa giusta. C'è un buon progetto, speriamo ecco, che però tutti i progetti si realizzano. Vadano a buon punto. Ecco, mi raccomando. Allora, come ti trovi a Roma intanto? Ti manca tuo fratello? Sì, mi manca in primis, mi manca mio fratello. Poi cioè, ovviamente Ribera manca sempre, quindi questa è una situazione per me comunque transitoria, perché io insomma vuoi tornare? Vabbè, certo. Vuoi tornare al sud? Sì, tanto sempre con la R comincia, o Ribera o Roma, sempre là è, insomma, abbiamo tanto da fare ancora, e poi voglio dire la nostra città è una bella città. Ci spostiamo verso qua, così è una bella vedere città, nonostante tante cose. Facciamo vedere un po' di cose qua. San Lorenzo in Lucina, che è uno dei punti strategici di Roma, qua sì, si decideva la vita politica degli anni 70, in fondo dove vedete quella freccia verde, adesso c'è una farmacia. Lì c'era lo studio di Giulio Andreotti e tutta l'Italia passava da lì. La vita si decideva lì dell'Italia. E poi si andava lì dietro, poi dove c'è la bandiera, vedete c'è la bandiera tricolore, lì dietro ci sono gli uffici della Camera dei Deputati, dove il Parlamento è ogni giorno riunito per decidere le sorti della. Poi siamo qua a Via del Corso, no? Qua siamo in Via del Corso, ci avviciniamo in Via del Corso, facciamo vedere abbiamo dove sono nati i Måneskin. Qua. Che se andavano. C'è un angolo proprio lì. E poi sono stati scoperti e portati a Sanremo, insomma, Sanremo ci dice la grazia e quindi sono diventate famose. Ci mettiamo al centro della Via del Corso nella speranza che qua noi abbiamo Corso Crispi e Corso Margherita e qua c'è Via del Corso, facciamo anche Via del Corso qua a Ribera. Vabbè, abbiamo due corsi
in fondo si nota il l'altare della patria. L'altare della patria, lo facciamo vedere così, è in fondo, c'è l'altare della patria, e qui a 100 metri c'è Palazzo Chigi, dove c'è il presidente del Consiglio. Che impressione ti dà quando passeggi per le vie di Roma? L'eternità, che Roma è sempre... è sempre qui, è sempre così, quindi è una cosa che non basta mai. Insomma, fine secolo. Roma la trovi ogni sempre. Ogni giorno, ecco, torno. Sì. E poi c'è arte, nell'aria, nelle strade, nella gente. Poi c'è via Margutta, qui la strada degli artisti. Gli artisti, poi via Condotti, che è la strada dei ricchi. E poi c'è via Frattina, famosa, anche perché via Frattina qualche 15 giorni fa è diventata ancora più famosa, perché in questi palazzi è caduto il famoso il cane che poi ha procurato c'era la signora sotto incinta. 15 giorni fa questa via era al centro dell'attenzione mediatica perché questo incidente strano, un cane che cade dal balcone, fa notizia, se succede a Roma, se succede in qualche altro posto. Vabbè, dico, pure i banchieri cadono dalle finestre, cadono, sì, ma cadono Roma, in tante, no? Roma, cadere, un cane pure può cadere. È anche la città dei misteri, è la città dove si muove tutto, in pratica. Certo. Allora, il programma, la tua giornata, come la passi la tua giornata qui a Roma? Tutti... No, io vita modesta faccio, qua a Roma lavoro, poi studio, vado... frequento i teatri, ieri sono stato al teatro Ione, dove c'è stato uno spettacolo molto carino, di due ragazzi, facciamo letto a due piazze. E poi per ora c'è ogni domenica, ci sono degli incontri culturali di un gruppo che è venuto l'anno scorso pure a Reclamino. Sì, siamo visti i Teatri di Pietra. Teatri di Pietra con il maestro Aurelio Gatti. E con la nostra riberese Clara Amato, che collabora con loro. E quindi quando ne abbiamo parlato insieme, parlano di Ribera e di Reclamino con grande piacere, e torneranno. Quindi questa è una cosa importante. Quindi dicono che la nostra scenografia naturale è importante, no? È importante. Che voglio dire, vabbè che qui c'è il Colosseo e ci sono i ruderi dell'antica Roma, però lì abbiamo il mare. Qui c'è via dei Fori Imperiali. Via dei Fori Imperiali. Il vero problema di Roma è che non sai dove andare, perché c'è tanto. Infatti un po' non da banno. Dici, non ne vai, non da banno. Sì, se togli l'imbarazzo della scelta. Infatti uno alla fine, dico, a meno che fa a caso, fa scegliere alla sorte. 150 metri, là sopra c'è un'altra piazza famosa, è la scalinata di Trinità dei piazza Monti. Dei Monti, sì. Piazza di Spagna e Trinità dei Monti. E Trinità dei Monti, dove l'8 dicembre il Papa passerà per portare sulla colonna la corona alla Madonna Immacolata, e farà questa via che dove siamo adesso noi, poi girerà di qui per passare direttamente tutta la zona, naturalmente. Ma che per caso parla Torre Ribera, essere romano? No. Non è abbiato per fissa, perché noi ti sappiamo un ribelese e devi continuare a essere riberese. Non ne sa che lo sa di Ribera. Ci sappiamo muovere bene. Bravo. A Roma, perché Roma è una città che ti affascina. Sì. Poi se riesci a scoprire questo per quanto riguarda il centro storico, perché poi possiamo andare in via Teulada dove c'è la RAI, e lì si vedono via Tiburtina dove c'è Mediaset. Poc'anzi, mentre eravamo al Pantheon, c'era la troupe di Striscia la Notizia con il Vespone, e l'abbiamo anche fotografato in azione, quindi poi pubblicheremo anche questa fotografia, perché se ti piace la televisione, se ti piace le trasmissioni di movimento come Striscia la Notizia, le Iene, basta che ti metti qua con un smartphone e vai a fare anche la trasmissione, perché riesci a fare come stiamo facendo noi. Allora, vabbè, Roma è famosa anche per il trittico famoso. Sì. Arrivi, ordini un trittico e ti portano la cacio e pepe, la carbonara e la matrice. Tutto insieme. Un bel mix. E tu lo mangi in maniera particolare, perché sono davvero... bisogna stare nel posto per gustare tutte queste specialità, perché ogni bar, ogni ristorante le fanno tutti il buono. Però se poi tu conosci il titolare, ci diventi amico, ci ritorni ogni volta che arrivi
della famiglia. A Roma ti fanno davvero qualche po' di attenzione in più, che non fa male, perché in questi momenti davvero particolari, quando tu ti devi, no, oh, prendi questo che è meglio, ti devi premiare, non devi prendere una bella soddisfazione. Va bene, grazie Mimmo, è stato un perché piacere. Ci siamo perché ci siamo visti? Perché i social, se usati bene, hanno questo potere, soprattutto di far unire, incontrare le persone e soprattutto di promuovere le nostre bellezze. Le nostre bellezze. Ecco, che è una cosa importante. Tu hai visto il post stamattina di San Pietro? E subito mi sono premurato. Che fai a Roma? Sembra un piacere vederci. Va bene. Allora, vi aspettiamo. Vi aspettiamo a Ribera, perché a Ribera, a Natale a teatro. A Natale a teatro, a Ridica di Passa. Speriamo. Volo contra. Va bene? Abbiamo la data pure già. No, ancora la data non l'abbiamo. Però ci vedremo di poter tornare a teatro con questa commedia. Quest'estate ci ha regalato veramente un bel ritorno. Vabbè. E quindi magari fatta in un luogo chiuso, in un teatro chiuso, perché no? Sarà una bella occasione di rincontrarci. Intanto vi facciamo da Roma, da via del Corso, gli auguri di buone feste. Buone feste a tutti. Buone salutiamo R come Ribera, come Roma. Ribera, Roma, Mimmo Tornambè con la R e Arridica te passa. Francesco c'è la R. E se è pure la R. Ce lo mettiamo. Va bene, un saluto a tutti da via del Corso a Roma. Ciao.